Max, tu ti ricordi perché il nostro podcast si chiama come si chiama? Vabbè, si chiama da Manchester a Milano, Economia per tutti, sì, l'ho scelto Ah, io. ecco, da Manchester a Milano, economia per Sì. tutti, ma Sì. perché si chiama economia per tutti? Che tu volevi chiamare economia è di tutti e non suonava Sì. bene, io ti ho detto economia per tutti, che andava meglio. Andava meglio, dici. Vabbè, Sì. comunque il motivo di economia per tutti è perché l'economia è dappertutto, no? Esatto. E siccome l'economia è dappertutto e ciascuna persona è esperta in qualcosa, in realtà, anche se molti pensano io di economia non capisco niente, non è vero. Tutti hanno una competenza Sapere, certo. che ha un senso economico in qualche maniera. Ok, io non so ancora di che cosa parleremo in questa trasmissione, Ci ma sto arrivando, ci sto arrivando, perché una delle cose che mi chiedono spesso è: ma cosa diavolo ci fa una rubrica di letteratura su un sito come Piano Inclinato che è dedicato a economia e finanza? Ma il motivo perfetto. è esattamente questo. Siccome Dopo la l'economia sigla. è. No, qui dopo la sigla, fammi finire. Ahimè, è troppo lungo, questo è un intro. Abbiamo fatto già un minuto di intro, dobbiamo stare più sul pezzo. Abbiamo l'ospite, ci dobbiamo muovere. C'è un ospite? C'è un ospite, Vabbè, Leonardo Olini allora con noi. dopo la sigla mi dici chi è. Esatto. A Vai. dopo. Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile. Ti ripasso la palla, poi devi dire tutto. Avevi fatto un intro di 3 minuti, poi lo devi tagliare, lo devi fare, cioè dobbiamo stare nei tempi. Ok, Vai. presentami l'ospite. Come presentami l'ospite? Sei stato tu a dirmi che c'è un ospite? È una sorpresa che mi hai Non lo fatto sapevi, questa. certo. Abbiamo Leonardo Dorini che conduce, si può dire condurre, condurre una rubrica? No, condurre fa molto talk show, anche sì, cura. Cura Cura una una rubrica. rubrica di libri su Piano Inclinato e noi facciamo le conversazioni inclinate. Volevi arrivare a quello. Quindi oggi parliamo di libri, immagino. Ciao Leo. Ciao a tutti, grazie per questo invito. Effettivamente, alla domanda che cosa c'entra la narrativa con l'economia e la finanza, si potrebbe rispondere in tanti modi, certamente. Secondo la nostra visione, mia e di alieno che mi ha gentilmente proposto questa rubrica, ormai sono 2 anni Eh che la sì. facciamo, è iniziata a gennaio del 2020, probabilmente perché, come diceva poco fa, il comportamento umano è dentro nell'economia e nella finanza, e di cosa parla la letteratura, i romanzi, dei comportamenti umani, di quelli che siamo. Gli amori, le famiglie, i Di come tradimenti, funzioniamo. di come funzioniamo, di come funziona la nostra mente, il nostro cuore, se è il caso, insomma. E quindi molto spesso c'entra anche l'economia, come c'entra dappertutto. C'entrano i comportamenti che abbiamo e che hanno i nostri governanti, c'entrano i comportamenti che abbiamo noi nella nostra vita quotidiana. C'entrano le relazioni che abbiamo con le altre persone. Poi, vabbè, se siamo in azienda sono relazioni di un certo tipo, e se siamo in famiglia sono di un altro tipo. Però questo è il tema che cerchiamo di scandagliare nella nostra rubrica di letture inclinate, anche loro sono inclinate. Ogni 2 o 3 settimane ci leggiamo un romanzo e lo commentiamo. Questo è quello che facciamo. Oggi sono contento di essere qui con voi. Vediamo un attimo dove andremo a parare con questa Eh nostra sì. trasmissione. Io avevo una curiosità, un'osservazione da fare. Sono abbastanza fissato su classifiche relative a cinema, musica, film. Sai, i migliori libri del mondo, i migliori film. Alla fine sono fissato perché mi piace vederle, ma in realtà poi quando le vado a guardare è impossibile fare classifiche di cose. Ma è proprio quella la cosa che mi piace quando si dice: ma questo è più bello di questo o di quest'altro? In particolare, quindi vengo a quello che fai tu. Mi piace molto, per esempio, leggere ma anche scrivere di cinema, ma trovo assolutamente difficile poter scrivere di un libro quando il libro è di narrativa. Nel senso che quando è un saggio, in un certo modo può essere più facile perché tu devi parlare, devi argomentare, ma quando devi scrivere su un libro di narrativa, siccome ritengo il libro di narrativa una cosa veramente
non so, che ti entra, qualcosa che ha molto di particolare, un rapporto che mi è difficile poter esternare. Come fai, Leo? Come si fa a dire che un libro, al di là delle questioni tecniche, è scritto bene o scritto male, ma come si fa a dire questo è un bel libro, te lo consiglio? Come si fa a consigliare un libro di narrativa? Ma allora, intanto hai parlato di narrativa e già questo è un distinguo importante. Io recentemente ho recensito un libro di Paolo Nori che si chiama Sanguina Ancora, che sono tre libri in uno, perché c'è una biografia di Dostoevskij, c'è un libro di memorie e c'è anche una piccola memorie sue personali, e c'è anche una piccola, chiamiamola, parte romanzesca di narrativa pura, no? E come si fa? Beh, ci sono, anche perché giustamente il blog, cioè, mi lascia libero di scegliere, ci sono delle preferenze personali e c'è la possibilità poi di commentare. Io quello che faccio sostanzialmente è analizzo un po' l'autore, il suo background, anche per dare un inquadramento che spesso è forse anche più interessante del libro in sé, e poi si analizza, come dici tu, anche lo stile narrativo, la struttura del libro e poi le sensazioni e le emozioni che lascia questa lettura. Normalmente, ovviamente, io propongo libri per consigliarli, non per stroncarli, che non è il mio mestiere, non è il nostro obiettivo. Però libri che ti piacciono, questa distinzione, quindi, prima di tutto, che hai introdotto tra narrativa, non narrativa, tra fiction, biografia, tra fatti veri e fatti non veri, è una bella distinzione che con Alieno abbiamo talvolta sviscerato, cioè che cos'è vero e che cos'è non vero. E su questo credo che i paralleli con la macroeconomia attuale siano abbastanza importanti da introdurre, visto che questo è una trasmissione sull'economia per tutti e parliamo di letteratura, e allora c'è sicuramente forse un tema su questo che può essere aperto. Sì, beh, qualche giorno fa, qualche settimana fa forse, a pranzo, io e Leo parlavamo in effetti di dei temi diciamo legati all'inflazione, no? alle carenze che stiamo vivendo di beni materiali, di beni di consumo, di materie prime, eccetera, e di come questo si stesse riflettendo già allora sulla dinamica inflattiva, e come questo stava cambiando come dire, la narrazione delle banche centrali, no? Che c'è questa cosa che Il Signore degli Anelli viene considerato un romanzo fantasy perché ci sono dei personaggi capaci con delle parole di cambiare lo stato delle cose, ma questo non è una cosa da romanzo fantasy, è la realtà, perché i banchieri centrali fanno esattamente come Gandalf, con le loro parole possono cambiare la realtà delle cose, perché cambiano i comportamenti delle persone, li condizionano, e così facendo cambiano la realtà delle cose, perché la realtà delle cose è una sommatoria dei comportamenti delle persone. Quindi stavamo parlando un po' di questa cosa, no? Del fatto che al momento alle banche centrali per tante ragioni fa gioco che resistano e continui questo scenario di tassi reali negativi, cioè di rendimento dei titoli di Stato inferiore al tasso di inflazione, perché questo aiuta i governi a rientrare dal tanto debito che hanno dovuto fare per gestire l'emergenza pandemica. E questa cosa quindi ha uno scopo virtuoso, positivo anche per noi contribuenti, che poi quel debito lo dobbiamo sostenere con le tasse che paghiamo, no? Però comporta anche un'altra cosa, che nel momento in cui questa inflazione è percepita da tutti come strutturale, ovviamente implica che il comportamento dei consumatori cambia. Se tu sai che i prezzi continueranno a crescere, le tue voglie te le togli con più urgenza. No? E quindi se le voglie tutti quanti ce le togliamo con più urgenza, e quindi la domanda di beni accelera, allora anche la dinamica dei prezzi
Perché chi vende questi beni sul mercato, se vede la fila di clienti fuori, si può permettere di alzare i prezzi dei beni o dei servizi che offre. E però se poi questi prezzi continuano a crescere, quello che per alcuni era un convincimento e per altri era un dubbio, diventa un convincimento di tutti. E quindi la dinamica accelera sempre di più. Allora a quel punto la banca centrale è costretta a dire fermi tutti, no? E come fa a dire fermi tutti? Rende più caro il capitale. Solo che oggi rendere più caro il capitale significa mettere in difficoltà i governi, perché abbiamo detto che sono tanto indebitati, no? Quindi ai governi in questo momento fa comodo che il costo del capitale resti molto basso. Quindi c'è questo equilibrio delicato tra il dover tenere basso il costo del capitale e avere il potere di alzarlo. Sperando di non dover usare questo potere. Per cui che cosa fa la banca centrale per non usare questo potere? Fa della grandissima narrativa. Ci dice che l'inflazione è una questione transitoria, quindi come dire, state tranquilli, tutto tornerà come prima. È una cosa che ci dicono in tanti modi e che noi continuiamo a ripetere ogni settimana, che non si torna mai da nessuna parte, lo scenario evolve e basta, no? E dall'altra che il mercato non si deve agitare di anche cambiamenti, diciamo così, di atteggiamento strategico. La banca centrale oggi sta comprando titoli sul mercato ogni mese per decine di miliardi e continuerà a farlo. Non c'è problema, non c'è motivo, state tranquilli. Insomma, stanno facendo un grande lavoro di calmare gli animi, diciamo. Questo perché, tutto sommato, in Europa la dinamica dell'economia è anche meno frizzante che negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti invece l'inflazione è già arrivata oltre il 6% e la Banca Centrale Americana invece il piano di acquisti ha annunciato che intende cominciare a ridurlo per poi arrivare ad azzerarlo. E questo nei comportamenti umani come si riflette? Si riflette che tu hai da una parte una banca centrale che ammette che è necessario fare qualcosa per tenere saldo la credibilità di tutto, e dall'altra parte in Europa invece dove ti dicono non c'è problema, andiamo avanti come prima, come quando l'inflazione non c'era perché tanto è temporanea. E gli investitori cosa fanno? Stanno comprando dollaro e stanno vendendo euro. Il cambio euro-dollaro è sceso ai minimi dell'ultimo anno e mezzo, anche abbastanza velocemente nelle ultime settimane. Quindi, che cos'è reale e che cos'è fiction? No? Ma È d'altronde la difficile, realtà, molto, molto c'è chi labile dice che la questo realtà non confine. esiste, poi in realtà, perché poi in realtà la realtà non esiste, la realtà è una narrazione. Qual è la vera realtà? È una questione poi di punti di vista. Ma da questo punto di vista vi posso portare due o tre esempi proprio che ho incontrato stendendo queste recensioni. Su piano inclinato, per esempio, recensendo un libro di Teresa Ciabatti, che è una giovane scrittrice e giornalista toscana, scrive anche sulla lettura. Io ho recensito un libro che si chiama Sembrava bellezza, che è il suo secondo romanzo. Il suo primo romanzo, entrambi molto belli, li consiglio, La più amata, dove sostanzialmente questo romanzo, che è un romanzo, appunto, racconta di lei, della sua vita, è ampiamente tratto dalla sua vita. Il padre, che è stato effettivamente un massone toscano, diciamo una figura particolarmente discussa, a un certo punto venne rapito, e questo lei lo scrive nel suo romanzo. Il fratello più giovane a un certo punto gli dice: Teresa, bella la trovata di far rapire papà. Lei lo guarda e dice: no, ma guarda che è vero, tu eri piccolo, ma papà è stato davvero rapito. Cioè il fatto di scrivere dentro un romanzo una cosa la rende teoricamente non vera o inventata, ma non è così in quel caso, ma è vero anche il contrario. Potrebbe esserci una cosa del tutto non vera che viene considerata invece reale. Ci sono vari testimonianze di cosiddetta fiction novel. Io ho ad esempio recensito A sangue freddo di Truman Capote, o Gaeta Lys,
onora il padre, che è prima la storia di un omicidio realmente avvenuto nel Midwest, e secondo la storia di una famiglia mafiosa di origini italiane. Hanno fatto un film o E sbaglio? sono due lunghi reportage giornalistici dove gli autori mescolano un po' uno stile narrativo da romanzo con la verità. Altro caso, in Inganno di Philip Roth, che è un romanzo del 90 del 92, non ricordo, scrive una cosa che poi è entrata, diciamo, nella storia un po' di questo tema. Dice: quando io scrivo di autobiografia, voi pensate che sia narrativa. Quando io scrivo narrativa, pensate che sia autobiografia. Allora decidete voi se è narrativa o biografia. Fate un po' voi, insomma, no? E adesso, di fronte a quello che ci raccontava Andrea, gli operatori, i mercati, noi, le famiglie, siamo di fronte, se volessimo riflettere, a questo tema. È narrativa questa transitorietà dell'inflazione o è verità? Boh, forse lo potremo scoprire tra 2 o 3 anni, no? Certo. Per capire se, cos'era stata questa cosa che ci stanno raccontando. Tra l'altro, Ok. in parte quantomeno, se si rivelerà verità, lo sarà proprio perché è stata sostenuta questa narrativa, no? Quindi si è lavorato affinché restasse. Una narrativa che diventa realtà, insomma, tanto si è detto che si è fatto poi. Esattamente, no? Cioè, E tanto si è detto come? allo scopo di condizionare i comportamenti che ce la si è fatta. E siccome che poi sul mercato ci sono gli investitori, c'è chi, virgolette, specula su questo, giustamente perché lo fa di mestiere, allora vi racconto un altro piccolo aneddoto, no, che viene dal mondo letterario. Sempre nelle nostre recensioni su Piano Inclinato, io recensii un libro di Michael Chabon, che è un autore della generazione nato nella fine degli anni 50, quindi diciamo relativamente giovane, che ha scritto tante cose molto interessanti. È una delle penne più lucide di questi anni, di questa generazione di americani. E ho recensito un libro che si chiama Il sindacato dei poliziotti Dish, adesso senza entrare troppo nella specifica, in un video su YouTube che trovate nella recensione, gli chiedono come è nato questo libro. Lui dice che ha trovato un frasario di frasi Yiddish, che era una lingua morta, la usavano nei villaggi ebraici dell'est Europa, che sono stati poi spazzati via purtroppo dalla Shoah durante gli anni 30 e 40. E lui usa un verbo. Dice: da questo frasario in lingua Yiddish io ho speculato intellettualmente. Ho speculato intellettualmente, e si inventa la narrazione di un'isola che si chiama Sitka al largo del Canada, dove tutti gli ebrei sarebbero stati salvati, una specie di controstoria rispetto all'Olocausto. No? Dice: I speculated on this. Cioè, ha speculato sostanzialmente, narrativamente, intellettualmente su una cosa vera. Un dizionario che aveva di fronte, perché non capiva cosa volesse dire viaggiare. E dice: con questo frasario voi potete andare ovunque, ma ovunque dove? Che gli dis non si parla più, no? Come avere un frasario di latino che ti serve per viaggiare, ma dove? Che non si parla da nessuna parte. E lui ha usato questo termine, che ha speculato intellettualmente su questo, per fare che cosa? Per una narrazione, no? Per una controverità, per una controstoria. E quindi ecco che quando l'ho risentito, perché l'avevo già ascoltato, ho pensato anche a quella famosa conversazione che abbiamo avuto a quel pranzo, perché anche questo è un tema di parallelo, no? Tra la narrazione e il comportamento umano e la speculazione, invece in quel caso, diciamo, di carattere finanziario, che sicuramente sarà in corso in senso buono da chi poi fa questo di mestiere, per capire quali saranno i movimenti del futuro di queste grandezze. Poi c'è una cosa che tu, Leo. Max, non sai, no? E tu ti sei probabilmente mezzo convinto che Leonardo passi i pomeriggi su una poltrona con la pipa a leggere libri preparando le recensioni che poi scrivi, no? Invece Leonardo è un uomo d'azienda. Quindi dove lo trovo il tempo? La notte. Deve leggere e poi deve scrivere. Vabbè, quello, il tempo per leggere si trova sempre, però Trova sempre, certo. secondo me sarebbe interessante chiedere a Leo una, come dire,
testimonianza diretta del tema fiction non fiction nella vita aziendale, a cui prima ha fatto così una pennellata di accenno, però mi ha acceso una curiosità e quindi se ne ha voglia. Beh, in azienda, come sappiamo, si parla naturalmente di finanza, di soldi, di profitti, però anche lì i comportamenti umani sono alla base, a mio parere. Bisogna creare dei team di lavoro, bisogna avere delle relazioni buone, ci sono poi tutte le funzioni HR di questo mondo e quell'altro che si occupano di questo. E se, ad esempio, forse qui più il cinema, ma siamo comunque sempre nel tema della narrazione, se questo viene d'aiuto per gestire dinamiche aziendali, dinamiche relazionali, è perché, come dicevamo all'inizio, la narrativa, la narrazione, l'analizzare i sentimenti umani, le relazioni umane, è un campo della letteratura che ci aiuta anche in azienda, questo io lo posso dire tranquillamente. Cioè l'angolo di visuale che può darti la lettura di un romanzo, che ne so, La morte di Ivan Ilic, per esempio, mi è venuto in mente in questo momento, di Tolstoi, che si apre dove? In un ufficio pubblico, dove annunciano la morte di Ivan Ilic, che è un funzionario. E questo di Tolstoi parte subito, immediatamente, con una, di nuovo, speculazione di carattere, perché questi impiegati, a sapere che è morto un funzionario importante, iniziano a parlare delle carriere, di chi farà carriera dopo questa morte. Cioè il cinismo di apprendere della morte di Ivan Ilic si trasforma subito in una specie di pettegolezze, di carrierismo dentro questo ufficio. Allora uno di loro va dalla vedova e comincia a consolarla, però la vedova lo porta in uno stanzino e gli chiede: ma a me cosa viene in tasca della morte? Parlando di pensione, di eredità, come dire, di vitalizio, diciamo così, che era preoccupata per la sua finanza familiare. E allora si aprono una serie di capitoli in questo racconto splendido, brevissimo e, se vogliamo, devastante. Ecco, l'ufficio dei funzionari dell'impero zarista di cui parla Tolstoi può essere l'ufficio della multinazionale, può essere dove le relazioni umane sono queste, sono quelle che ci insegna la letteratura contemporanea. Abbiamo pagine di Ian McEwan su questi temi. E io, poi, spostandoci anche ancora un pezzetto, se vogliamo, forse completando una visuale che mi è parsa già abbastanza interessante, anche certi fenomeni internazionali, come se fosse stata la Brexit. Io su Twitter l'ho chiamata sempre romanzo Brexit, l'ho chiamata così io, ma forse molti altri. Ma questa storia romanzesca, no? Tu poi, Massimo, l'hai vissuta lì proprio, no? Questo referendum che ha sconquassato, e poi le menzogne di Boris Johnson alla regina quando ci fu quel passaggio parlamentare e la negoziazione con l'Unione Europea. E oggi mi dicono, io non sono ancora stato nel Regno Unito, gli scaffali vuoti e i drivers che mancano. E, beh, se non è romanzo questo, è più del romanzo questo. E ovviamente Ian McEwan, che è una penna, una mente lucidissima, ci ha fatto subito un libro che si chiama Lo Scarafaggio. Bellissimo. Che è un bellissimo libro, dove lui sostanzialmente, rifacendosi a Kafka e alla sua storia, fa un percorso inverso. Lo Scarafaggio che si trasforma in uomo e diventa primo ministro. È una satira violentissima su quello che succede nei palazzi. Anche lì, quindi, la politica diventa romanzo e il romanzo è la politica, sostanzialmente. Ecco, questo è un bel suggerimento. Leo, avevo una domanda da $1 milione da porti, che poi è sempre nell'ambito della curiosità. Mi sono imbattuto qualche giorno fa in un libro che si chiama L'Essenziale di Jacques Attali, che in buona sostanza fa una cosa super ambiziosa, dice, mette insieme le 100 libri, le 100 canzoni e
canzoni, musica in generale, i 100 film che assolutamente nella vita bisogna vedere, una cosa forse anche troppo ambiziosa, però mi prendeva questa idea, ho trovato qualcosa di interessante e quindi a te chiederei, esistono dei libri che bisogna assolutamente leggere nella vita? 2, 3, 5 libri che per forza devi leggere, perché ti cambiano la vita, perché ti cambiano lo sguardo. Esiste oppure è personale? Mi piace che 2, 3, 5 implica che secondo me ne devi cancellare dalla lista di imprescindibili almeno, non lo so, altri 50. Che quella è una cosa bella, proprio stringendo. No, io non riesco, no. Cioè, sarebbe bello, no? Potersi mettere lì. Non riesco neanche a immaginarmi in questo lavoro. Di poi 2, impossibile, 3, ma anche meno, 5. Già iniziamo forse. Possiamo forse dire alcuni autori che io considero imprescindibili. Io ho un amore sperticato per Philip Roth e che è morto nel 2018 e quel giorno, tra l'altro io e anche Aliena Gentile avevamo un giorno difficile, no? Anche se non scriveva più da anni, che è un signore del 33, quindi aveva la sua età. Premio Nobel non vinto. Esattamente, però parlando di premio Nobel io tutti gli anni spero che lo vinca Ian McEwan, adesso deve essere del 47, del 49, non ricordo, ma di una generazione successiva. E poi alcuni americani più giovani, abbiamo parlato di Michael Chabon, lo stesso Jonathan Franzen, adesso devo leggere il nuovo. Io credo che ovviamente poi non possiamo dimenticare i grandi classici, ho avuto una sbandata per i russi che avevo letto, ma non così attentamente, e quando uno legge il racconto che dicevo prima, ma anche altre cose, rimane estasiato dal modo di scrivere di questi grandi maestri, no? C'è allora anche io credo che forse di quando lo leggi un libro, nel senso che leggere un libro a 20 anni e magari puoi leggerlo a 50 ti può dare una sensazione diversa, infatti come Paolo Nori, che dice di aver letto Delitto e Castigo a 17 anni, di esserne stato ferito, infatti Sanguina Ancora si riferisce esattamente a quella ferita che sanguina ancora, e però anch'io devo averlo letto a 20 anni e sarei pronto a rileggerlo. Poi Paolo Nori lo ha anche tradotto, perché poi è diventato un traduttore nella sua vita e professore di russo, e quindi ecco, bisognerebbe anche qui effettivamente avere il tempo anche di rileggere le cose. Lo stesso Philip Roth, che io ho cominciato a leggere alla fine degli anni 90, oggi dovrei ricominciare di nuovo. Però dicevo, rispondendo alla tua domanda, sinceramente non riuscirei, forse neanche se mi pagassero, a fare questa classifica, però una serie di capisaldi ognuno di noi ce li ha, possono essere diversi e credo che sia importante anche averli, questi riferimenti, proprio per i motivi che dicevamo prima, cioè perché io credo che ci aiuti. Penso di poter dire, anche se non ho la matematica certezza, che un governante che legge nel senso che ha nella lettura di, supponiamo anche di qualsiasi cosa, sia meglio di uno che non legge. Una persona che legge ha degli stimoli intellettuali. Ma che strumento in più? Che non legge. Sono, voi so che avete fatto una trasmissione su Squid Game e ovviamente anche lì, no? Ci possono essere degli spunti, come in tutte le arti figurative, come nella pittura o io personalmente le trovo più nella letteratura, e però poi ognuno ha le sue manie, diciamo così. Certo, io vado più sul cinema e ho gli stessi problemi tuoi. Se mi dicessero quali sono i film più belli, probabilmente se mi chiedessero qual è il film più importante della storia lo saprei dire, ma se mi chiedessero altre 5 o 6, assolutamente no. Tu invece, Alieno? No, è che stavo pensando, che anche quando l'hai chiesto prima, che è molto risiede in quello che l'opera cinematografico, letteraria, riesce a toccare in te, no? Quali corde riesce, o quali tasti riesce a suonare.
in te, quindi è un, come dire, molto personale il discorso. Però è vero che più leggi, o comunque nel caso del cinema, più film vedi, e più nella tua testa riesci a incasellare ogni opera in 4-5 elementi chiave, che poi ti aiutano nel momento in cui qualcuno ti chiede un consiglio, no? Perché io, per esempio, quando c'è da consigliare un libro, cerco sempre di capire a chi lo sto consigliando, perché quello che è piaciuto a me non necessariamente potrà piacere a... Quindi cerco di capire che cosa uno sta cercando, no? Il genere prima di tutto, voglio dire, c'è gente che legge solo gialli, per dire, non li puoi consigliare. Sì, però anche il tipo di spunti, perché poi alla fine a me capita spesso di dire che un libro mi è piaciuto, quando sono arrivato in fondo lo chiudo e continuo a ripensarci per un po', no? Perché mi ritornano in testa certi passaggi, mi viene voglia magari anche di andare subito a rileggere alcuni capitoli, perché ovviamente quando sei arrivato in fondo hai delle chiavi che mentre leggevi non avevi, no? Mi ricordo, per esempio, ci sono dei libri di Irving che tu arrivi a un certo punto nel racconto che dici: ma cavolo, ma questo stronzo 300 pagine fa stava preparando, apparecchiando la tavola per quello che mi sta raccontando adesso, ma non me l'ha detto, no? Me lo sta facendo scoprire ora. E quindi, come dire, ti vuoi vendicare, torni indietro e ti rileggi quella parte, perché vuoi rifarti, diciamo così, di questo tiro mancino che l'autore ti fa. Prima Leonardo parlava di russi, mentre lo diceva mi è venuto in mente Bulgakov, Maestro e Margherita, secondo me forse il romanzo più bello del Novecento. Una scena epica, tra l'altro, tornando ai nostri temi, di denaro che si moltiplica, viene lanciato diciamo dal cielo in teatro, insomma, passaggi che, se vuoi, si prestano a chiavi di lettura molteplici, insomma. Quindi, come diceva Leo, se uno legge tanto, secondo me ha una cassetta degli attrezzi più fornita. Poi le cose che nella vita ti vengono, diciamo, addosso non le puoi sapere prima, ma se hai una cassetta degli attrezzi fornita è più probabile che tu possa gestire quello che arriva. Un'ultima cosa che volevo chiedere a Leo, perché poi siamo in chiusura, io vedo il tempo come al solito, lo sai che sono fissato, alieno. Tassametro in mente. Certo, il tema della condivisione, che magari in un romanzo forse non c'è. Noi ne abbiamo parlato forse in qualche trasmissione con te, Andrea. L'idea che quando leggi qualcosa, probabilmente per il romanzo meno, perché è più intimistico, hai l'esigenza di condividerlo, e quindi vengo anche al tema dello scrivere. Tu scrivi delle recensioni affinché poi gli altri leggano, ed diventa un elemento di confronto fra la tua lettura, la tua analisi e gli altri. C'è questo tema di doverlo dire agli altri, di doverlo esprimere agli altri, quello che ti ha dato quel libro, che poi è quello che facciamo noi anche con la trasmissione, ed è quello che fa Andrea su Twitter sui temi dell'economia. No, interessantissimo, Massimo, questo mi hai aperto anche qua, perché c'è un... faccio un passo indietro per poi tornare avanti. Passo, diciamo, c'è un... su Twitter, su YouTube trovate un montaggio come due autori che sono Philip Roth e Paul Auster, che è sempre un americano del 46, deve essere, quindi un po' più giovane, consigliatissimo anche lui, rispondono alla domanda: il romanzo morirà? In seguito ovviamente all'avvento dei social, dello smartphone, e danno due risposte opposte. Philip Roth, tra l'altro, in una delle ultime sue dichiarazioni dice che sì, il romanzo morirà, cioè non riuscirà a tenere il passo, no, a questi multiscreen che hanno soprattutto magari i ragazzi, no, i videogiochi col telefonino, con tutte queste forme alternative, e anche la stessa moltiplicazione. Prima si guardava la TV e si andava al cinema, adesso si guarda Netflix ovunque, no? Paul Auster invece dà una risposta opposta, dice: il romanzo non morirà, perché gli uomini e le donne, diciamo, il genere umano vuole raccontare,
deve raccontare. Come lo farà? Lo farà. E quindi il romanzo non morirà, sarà sempre fruito diversamente, come sappiamo. Allora, rispondendo alla tua domanda e anche alla condivisione, certamente il romanzo sta tenendo il passo a tutto questo mondo social. Beh, noi ci proviamo, no? Facciamo la recensione, le rilanciamo su Twitter, facciamo queste trasmissioni, no? Cercare di colpire l'attenzione anche dei più giovani, questo riguarda anche lo sport, la fruizione un po' di questi contenuti, no? Il romanzo, non vogliamo parlare di calcio assolutamente, ma sappiamo che c'è un grande dibattito, no? I giovani non riescono a guardare 90 minuti di partita, figuriamoci se riescono a leggere 90 ore, dico, i fratelli Karamazov, non lo so, probabilmente sì, perché non so, i nostri figli credo che abbiano letto le saghe, il Signore degli Anelli e gli altri, però ecco, questa è una sfida importantissima che lasciamo, forse un'altra trasmissione, ma comunque un tema importantissimo anche questo. Andrea, la chiosa finale per te. Chiosa finale per me, io semplicemente volevo fare il promemoria. Potremmo rimanere qui ancora due ore, avevo altre domande, sì. Però dobbiamo chiudere. Grazie, no. Leo, grazie, c'è stato davvero... Leggete tanti romanzi, voi che ascoltate, e anche quelli proposti da Piano Inclinato, perché... Trovate la rubrica su Piano Inclinato... Prima di tutto quelli, ogni settimana, giusto? Ogni settimana le recensisci. No, un po' più... meno frequentemente purtroppo, ma magari ogni 2-3 settimane usciamo, poi sono tutte in fila dove c'è l'icona delle letture inclinate. Mettiamo il link anche in descrizione qua. Perfetto, per incuriosire ancora di più e a seguire queste recensioni. Andrea, mi raccomando, seguite il nostro ospite at Dorini Leonardo su Twitter. Grazie a tutti. Anche su Piano Inclinato insieme. No, però volevo chiederti che libro stai leggendo adesso, Leo? Sto finendo Emanuele Carrère, che avevo iniziato, devo iniziare Franzen. Il nuovo, l'ultimo di Franzen? No. E poi la recensione la troveremo su Piano Inclinato, ovviamente. E certo. Invece io sto leggendo Machado de Assis. Ah, sì. Uno scrittore brasiliano irriverente, molto divertente. Io vorrei leggere Il nuovo Piperno. Com'è Il nuovo Piperno, Leonardo? Leggiti, ho dovuto usare due recensioni per Piperno, è talmente ricco. Le puoi trovare su Piano Inclinato. Perfetto. Cioè, pure, comunque leggilo e poi magari leggi dopo la recensione. Mi fiondo. Consigliatissimo. Perfetto. Grazie mille Leonardo. Andrea, da Manchester è tutto. Non so se da Milano... Il tuo handle di Twitter non lo vuoi dire? Lo dico io, dai, maxlab.com. Sono meno interessante io, sono al servizio di questi grandi personaggi di Twitter e della... molto interessanti da seguire. Grazie a Leo, grazie a Andrea, alla prossima trasmissione, ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Economia per tutti, conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Aliano Gentile.